Facciamo una panoramica esterna del Farmal, levatore PTO integrati, caricatore originale, lo staffaggio, l'olio con sistema separato tra olio del cambio e olio dei distributori. Andiamo a vedere il sollevatore, cabina sospesa, macchina è dotata anche di frenatura ad aria, tre tiri, gancio sci, gancio D2 e barra di traino, i pistoni del sollevatore, doppio lampeggiante. E via. Ecco, già che qui accanto abbiamo un Farmal U115, si vede subito la grande differenza del sollevatore. Ecco qui. Questo è il sollevatore classico del TL. Questo invece è il sollevatore ZF, derivante dalla vecchia serie CS Pro. Però, nonostante che il sollevatore sia molto più grande come conformazione, pistoni grandissimi, questo ha una capacità massima di alzata di 49 quintali. Il vecchio buon sollevatore del TL, 54 quintali. Uno a prima vista non lo direbbe, eppure i dati dichiarati dalla casa dicono questo. Veramente, veramente una grande macchina. Farma 95 Pro. Eccoci sul Farmal U Pro 95 di Jacopino, macchina full optional. Bracciolo, joystick, distributori, l'acceleratore e il secondo acceleratore per il calo giro motore, 4 marce di PTO, ovvero 1540, e poi con quella lì si seleziona eco o normale, i comandi dello sforzo controllato, massima altezza, velocità di abbassamento, PTO anteriore, PTO posteriore, sollevatore, bloccaggio differenziale, doppia trazione, regimi automatizzati. Poi qui abbiamo un multicontroller, cambio automatico, due distributori, sollevatore, marce, inversore, regimi memorizzabili. Ed eccoci qua. Qui invece c'è la gamma, gamme veloci e gamme lente, ovvero abbiamo quattro gamme che si gestiscono con questa leva. Ogni gamma ha quattro marce sotto carico e poi chiaramente quindi 16 marce lente e 16 marce veloci, dove si cambiano con questa leva. Ci siamo, grande macchina. Abbiamo acceso, inversore in avanti e si parte. Siamo in prima gamma, qui si vede l'indicatore delle marce, premendo, seconda marcia, prima gamma, terza marcia, quarta marcia. Andiamo l'inversore, ottimo l'inversore. Motore anche al minimo non ha problemi. Proviamo in seconda gamma, la quarta, quindi marcia lunghina. Proviamo a dare un po' di gas. Nessun problema. Direi ottimo. Veramente ottimo cambio. Siamo in terza media. In terza prima. È lunga, facciamo seconda, nessun problema di inversore, chiaramente in questo caso ci vuole un po' di gas. Ora abbiamo inserito il cambio automatico, mettiamo in avanti l'inversore, acceleriamo e vediamo che in automatico inizia a prendere le marce. Seconda, terza, quarta, l'inversore
se noi lasciando il gas così costante rimane in quarta, se lasciamo il gas lui scalerà in automatico. Chiaramente ora non c'è carico, se ci fosse carico scalerebbe ancora molto più velocemente. Quindi l'automatico chiaramente si attiva così. Adesso abbiamo rimesso il manuale. Andiamo via. Davvero grande macchina. Altro che Electro Command. Niente, poi qui c'è lo staccabatterie. Questi sono i tasti, quelli per il menu e per calibrare il cambio. Macchina veramente completa.